Abbiamo finalmente deciso di pubblicare il lavoro che da moltissimi anni, da decenni, andiamo facendo, soprattutto io, ma anche l'amico Romolo Cerri, che mi ha sempre fatto da editor, come dicono gli amici inglesi, e cioè quello che in pratica ti corregge non solo le bozze, ma ti corregge quando ti esprimi in maniera un po' troppo complicata per il grande pubblico, perché in questa diciamo in questo frattempo abbiamo capito molte cose nuove, non perché il testo sia cambiato, nuove perché mettendo insieme le varie parti che compongono questi 11 testi che costituiscono le tavole con le loro 4.365 parole, tenendo insieme il tutto ci siamo resi conto che le cose più importanti sono quelle che sono, come dire, non sono scritte esplicitamente, ma si capiscono fra le righe, che costituiscono le informazioni più importanti per la nostra conoscenza del mondo culturale, storico, economico dell'Italia preromana. Restano un testo di natura, come dire, ritualistica, ma tutta la ritualità, che è importantissima per carità di Dio, non è sufficiente. Noi abbiamo voluto pubblicare un lavoro che fosse mirato a qualcosa di come dire, intenzionale. L'intenzione è quella di far vedere come le tavole permettono di capire molte cose su questo mondo italico preromano. E lì ci sono anche molti fatti di natura archeologica che si coniugano molto bene col testo delle tavole, purché il testo delle tavole sia interpretato come suggerisco io, e quindi credo che abbiamo fatto notevoli passi avanti nella conoscenza di questo mondo preromano. E cerchiamo di raccontarlo a questo pubblico.